Una riscrittura dal gusto retro e l'ex Forrest Gump è diventato una celebrità anche tra i cibernauti di tutto il mondo. Oltre ad essere un attore eccezionale, Tom Hanks ha dimostrato di saperci fare anche come imprenditore. Hanks ha infatti lanciato un'app nel mercato in forte crescita delle applicazioni per smartphone e dispositivi elettronici e ha sponsorizzato il prodotto sul profilo Twitter, lanciando l'hashtag Hanks che, sia per la notorietà della persona da cui è partito, sia per l'idea originale che supportava, è entrato in breve tempo tra i trend mondiali. La velocità di un iPad e il ritmo di una macchina da scrivere. Sentiva la mancanza della vecchia macchina da scrivere, dell'inconfondibile rumore di ogni tasto battuto con le dita e dell'indimenticabile suono quando si era costretti ad andare a capo. Tom Hanks si è così improvvisato programmatore di un'app che dallo scorso 14 agosto sta spopolando ed è ai primi posti nelle classifiche di iTunes. L'applicazione dal nome Hanks Twitter fornisce ai suoi utilizzatori l'illusione di utilizzare i vecchi tasti di una macchina da scrivere ed è stata spiegata così dallo stesso attore. La punisce la stessa facilità e velocità di un iPad, ma con il suono e il ritmo di una macchina da scrivere. Negli anni 70 ho comprato una macchina per scrivere tante altre successivamente. Le ho cambiate sia per design, sia per le prestazioni e anche per il suono. Ognuna di esse riesce ad imprimere sulla carta una traccia indelebile grazie ad un sistema di martelletti e inchiostro, come un cesello nella pietra, ma in versione più morbida. Hanks ha lanciato in collaborazione con uno studio di veri sviluppatori, iTunes, la versione gratuita dell'app, inserendo alcune caratteristiche aggiuntive al pagamento. Il risultato è strabiliante, scrivendo sull'iPad si ha l'impressione di essere dei veri e propri dattilografi old style, ma con a disposizione dei vantaggi innegabili. Si può condividere un file, allegare foto e scrivere anche con una tastiera connessa via Bluetooth. Chi se ne frega?